Sai, Tommy, che io credo che tutte le persone siano artisti, perché essere artista vuol dire raccontare di sé e quindi vuol dire vivere, esserci. Io, sì. Io ci sono, Tommy c'è. Paolo c'è. Daniela Dalla Valle, designer contemporanea e sicuramente cervello ribelle di prima categoria, al punto tale di aver accettato la mia proposta di stampare dei disegni di Tommy su qualche pezzo della sua prossima collezione. Mi piaceva troppo l'idea di mettere all'asta un abito griffato per signore di gran classe, costampato sopra l'impronta di uno dei pensieri ballerini di Tommy. Da qualche tempo si è messo a disegnare, dipinge, si disegna così, senza... Prima fa dei disegni, come disegnava a mano libera tantissimo, abbiamo cominciato a dargli colore e stargli un po' dietro, perché il problema di fare un quadro con Tommy è che una volta che l'ha fatto tende a coprirlo tutto. Stupendo, questi sono i trombettieri rossi di Tommy. Due trombettieri con le trombe rosse che sembra di sentire la musica. Non so perché l'ha fatto, poi ha fatto una sorta di, vedi, ci ha scritto le note sopra, che sembra un'ingenuità, è perché lui sente proprio da questo suo disegno sentiva uscire fuori la musica, vero Tommy? Ma... Mi piace te che ci hai messo la tua follia, che sei matta, scocciata, te peggio di Tommy, perché, insieme. Perché, mi sembra quasi che c'è una continuità di pazzia tra questi due disegni. I trombettieri suonano, queste due figure sembrano danzare alla musica dei trombettieri di Tommy. Non so perché sei riuscita a creare una continuità fra queste due cose qua, che mi sembra assurdo. Però io una cosa posso dirti, le cose che ho visto che avete fatto assieme, le due kefie con i disegni di Tommy e i tuoi disegni, ma lo sai che ho fatto fatica a capire quali erano le cose che ha fatto Tommy e quelle che hai fatto te? Fatte in momenti diversi, con stati d'animo diversi, i colori corrispondono a colori che fanno parte delle tue linee, le tue figure somigliano alle sue figure, le sue spirali, i suoi segni che sembrano indecifrabili ma in realtà sono dei tracciati sotterranei che indicano strade che soltanto lui vede, somigliano esattamente ai tuoi disegni. Ti piace questa ragazza? Sì. Il mio compito è creare dei vestiti con la mia creatività. Io chiaramente voglio dare luce all'anima di una donna, quindi luce al suo corpo, al suo viso, e io devo creare lo specchio di un'anima. Oggi è un giorno speciale, che sono venuta a Roma, sono venuta a trovare il mio Tommy. Tommy e Tommy stiamo bene insieme, perché ci capiamo, perché ci sentiamo, perché non... perché abbiamo lasciata libera la nostra mente. E già perché mi vedete? Abbiamo lasciato libera la mente. Ma che bello quando si disegna e quando raccontiamo tutto il nostro sentire senza pensare che cosa dobbiamo disegnare. Essere liberi di raccontare tutto quello che sentiamo, no? Sì. È vero che anche tu quando disegni, bah, disegni quello che hai voglia, quello che ti viene in mente. La buccia? Sì. Poi cosa ancora? Siamo in bocca! Oh, così!